Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Bianco e Rosso TV Sport. Ovviamente torneremo a parlare della sconfitta del Bari a Castellammare di Stabia, ma bisogna pensare un po' oltre, bisogna guardare oltre, bisogna vedere al prossimo impegno del Bari. Peraltro inizia un trittico di gare piuttosto interessante perché insomma, il Bari affronterà praticamente le ultime tre in classifica. Si può ancora riallungare il passo. Ieri vi abbiamo dato notizia della statistica molto curiosa che nessuno si aspettava, cioè che il Bari di Auteri, allo stesso punto del campionato in cui siamo, aveva 2 punti di vantaggio in più rispetto al Bari di Mignani. È una curiosità, ma dimostra che bisogna fare di più, evidentemente, per poter creare i presupposti per salire in Serie B. Ma cercheremo di capire anche questa seconda sconfitta in 3 giornate, che effetto ha lasciato sui tifosi? Come sempre, martedì è con noi Roberto Maffei, voce del tifoso biancorosso. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Ciao caro Enzo, ciao, buonasera a tutti. E allora, che ti è rimasto di questa sconfitta con la Juve Stabia? Beh, se hai buona memoria, la settimana scorsa quando tu mi hai chiesto di questa partita, io ho detto che anche un punto, un È pareggio, vero. non sarebbe stato sgradito, perché ovviamente mi aspettavo questo tipo di difficoltà, ma è evidente che la squadra è in una difficoltà fisica. È anche prevedibile perché non ci dimentichiamo che tipo di preparazione, anzi di non preparazione è stata fatta. Tanto è vero che Marras, che è entrato nel secondo tempo, aveva un ritmo clamorosamente diverso dagli altri. Questo significa che De Rico, Botta, gli stessi attaccanti hanno un'involuzione che non è involuzione di carattere tattico o caratteriale, ma penso che sia esclusivamente fisica. Anche i terzini, tutti e quattro, cioè non Belli, Ricci, cioè non spingono come abbiamo visto spingere in quella fase del campionato in cui abbiamo preso un po' le distanze. Quindi secondo me ci stanno degli alti e dei bassi. L'importante come sempre è arrivare in primavera in condizioni ideali. Però adesso il trittico questa volta deve davvero darci la possibilità di rosicchiare qualche altro punto in vista poi di partite molto insidiose che però secondo me per questo Bari sono meno insidiose di queste partite qui. Lo dimostra quello che è accaduto sino a questo momento. C'è una telefonata, pronto? Sì, pronto, Enzo, ciao. Carlo da Bari. Ciao Carlo, ciao. Un saluto a tutti voi e anche a Roberto. Innanzitutto sono contento che gli Ultras si rifaranno vivi allo stadio, quindi niente sciopero e quindi sarà un'arma in più che potremo avere a partire da domenica. Però io volevo fare una riflessione su un video che è stato mandato a proposito dell'intervento del presidente degli spogliatoi. Il presidente si è sbilanciato un attimo con premi partita, con tutto, con premi a fine campionato e quant'altro. E posso dire che forse questo intervento è stato, che posso dire, deleterio a livello psicologico per tutta quanta la squadra. Grazie per il tuo intervento, grazie. Beh, ora è facile dirlo, ora che sappiamo che il Bari ha perso con la Juve Stabia, non so se siano deleteri o no, diciamo che io non credo molto al fatto che possa essere stato deleterio, anzi avrebbe dovuto, come dire, ma neanche caricare la squadra. A mio avviso la squadra si carica o si scarica a prescindere dai video, a prescindere da quello che viene postato sui social. Non so se sei d'accordo, Roberto. Non solo sono d'accordo, anche perché i calciatori di oggi alla parola premio sono sempre molto attivi, operativi, attenti, quindi non è quello. Il discorso è che noi vogliamo per forza aderire all'iniziativa del duo Polito-Mignani, che vogliono parlare di 24 titolari, di 22 titolari, però poi noi tifosi e l'allenatore in cuor suo sa che ci sono dei titolari. È che non sono tutti uguali i calciatori, è inutile negare. L'infortunio del capitano, che una parte di tifoseria abbastanza distratta ha preso addirittura con soddisfazione, cioè di Cesare, ha subito mostrato i suoi limiti, perché è vero che Di Cesare sull'attaccante svelto, rapido e in certi campi non dovrebbe neanche giocare. L'infortunio di Cesare è una svista di un allenatore che ha messo in campo un giocatore che lì non può giocare, secondo me. Ma noi ci dobbiamo chiedere se la partita di Castellammare di Stabia, di cui stiamo parlando da giorni e di cui non c'è da dire nulla, se non il fatto che era una squallida, tipica partita di Serie C da 0-0. Abbiamo avuto un attimo di follia, anzi due attimi di follia di un difensore che non va crocifisso per carità, ma si deve prendere la responsabilità di un errore gratuito, perché l'errore è gratuito.
La Juve Stabia non segna neanche se giochiamo tre partite, probabilmente neanche noi, al di là del fatto che non ho capito perché quei primi 10 minuti così belli e poi invece questa involuzione, ma restano partite da 0-0. Ti 0-0. ricordi cosa ti dissi dopo il Foggia, no? Va bene 1-1 e andava bene lo 0-0. Non puoi permetterti di regalare all'avversario un rigore e poi farti mandare fuori. Bisogna identificare le responsabilità, che non significa minare l'ambiente, trovare capri espiatori oppure minare l'equilibrio dello spogliatoio. Non sono tutti uguali i calciatori. Il centravanti vero non ce l'abbiamo. È bene che a gennaio si compri un centravanti, perché come fuori onda discutevamo, l'involuzione di Botta e di De Rico è perché non ci sono spazi, perché se davanti giocano quei due, ovvero sia Antenucci e Simeri, non per demerito ma per caratteristiche, ingombrano zone del campo dove si devono inserire i centrocampisti. Questo è matematico. Telefonata. Sì, Enzo. Ciao. Ciao, buonasera Enzo, sono Pasquale. Ciao Pasquale, Volevo ciao. solo, volevo solo diciamo, appoggiare quello che stava dicendo il nostro tifoso. In pratica sono un po' due o tre partite che Botta si nasconde mentre al campo. E quindi in successe trasferte soprattutto abbiamo bisogno di gente gamba, cioè gente che deve camminare mezzo al campo e deve anche saper menare la danza. Cioè, menare la danza significa saper menare, insomma. Sì, ma nel Perché primo tempo siamo la insensibili. formazione andava in quella direzione però, perché... Ma Botta che prende pallone dalla nostra area, che prende pallone dalla nostra area, si fa due, tre e poi viene tolta la palla da tre avversari e se ne vanno in contropiede. E questa è anche la fotografia, eh? Sì, va bene, va bene, va Questa è la bene. fotografia. Grazie per il tuo intervento, grazie per le tue considerazioni. 080 501 9998. Intanto scorrono le immagini della brutta partita di Castellammare di Stabia. Nella seconda parte con Roberto Maffei affronteremo anche il tema del tifo, perché il nostro amico ha accennato a una notizia che circola. Non so se ci sono delle comunicazioni ufficiali da parte dei tifosi della Curva Nord, però da giorni circola voce che insomma torneranno allo stadio a partire dalla gara contro la Vibonese. Non so se tu sei in possesso di notizie più precise delle No, nostre, però questa è l'aria che tira, insomma, evidentemente ci sono dei rumors che vanno tutti in quella direzione. Facciamo così, pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme. Con Travel Assist Digital Cockpit e fari LED Matrix. Questa è la nuova Polo. Who says you can't? Da 129 euro al mese, TAN 3,99, TAG 5,45. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Insalate Jetto, dalla terra più bella, la natura più buona. Dell'era costruzioni e restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'era costruzioni e restauri, www.impresaediliedellaera.it. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Does it want to be like children? Are really easy to recognize? They simply want to stay forever connected. They
Casillo. Farina e semole dal 1958. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua aria di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Rieccoci insieme con i biancherosso TV Sport, sempre collegato con noi Roberto Maffei, voce del tifo biancorosso. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta. Abbiamo lasciato in sospeso un po' l'argomento del possibile ritorno dei tifosi della Nord in curva, se ne parla da alcuni giorni. Roberto, magari tu hai più contatti di noi con i tifosi della Nord, è una notizia che ha un fondamento di verità? Penso di sì, ma ti dico il vero, io questo mondo lo conosco, l'ho vissuto tanti anni fa, io aspetto il comunicato ufficiale e anche le motivazioni. Penso che le motivazioni siano ormai l'impossibilità che si arrivi durante questo campionato al 100% e allo stesso tempo quindi anche una forma di garanzia contro l'accanimento che generalmente viene svolto contro la tifoseria organizzata. E non è poco recuperare la tifoseria organizzata, voglio essere controcorrente come al solito, non tanto in casa quanto la tifoseria organizzata del Bari che io frequento in tutte le trasferte, è qualcosa di eccezionale quando si va fuori. Spesso giochiamo in casa in campi piccoli dove davvero i tifosi si fanno sentire. Una cosa però volevo aggiungerti, sì. Io ritengo che la solidità dello spogliatoio, l'armonia dello spogliatoio non va conquistata perché giocano tutti, va conquistata perché deve essere una vera serenità, quindi forse sarebbe il caso di cominciare a stringere, è il momento forse meno opportuno visto gli infortuni, però cominciare a stringere su una formazione titolare. Perché va bene che se giocano tutti sono tutti contenti, è troppo facile, devono giocare quelli che devono giocare e gli altri devono essere contenti lo stesso, questo significa armonia di spogliatoio, essere contenti perché si gioca un po' tutti significa anche un pochino perdere delle caratteristiche. E un'ultimissima cosa, vorrei vedere una volta Botta non cominciare e poi andare fuori, ma magari entrare nel secondo tempo con le squadre avversarie un pochino più stanche e non fare esattamente il contrario, perché Botta fa un lavoro esagerato rispetto alla sua classe e quindi arriva anche molto stanco nelle giocate determinanti. Prendiamo una telefonata, pronto? Sì, buonasera Enzo, buonasera Roberto Maffei. Ciao. Volevo dire che non dobbiamo perdere questo vantaggio di 4 punti che abbiamo, anche perché adesso le squadre che sono dietro, con tutto il rispetto per il Monopoli, che io amo come città, come Barese e tutto, ma non è il Monopoli che mi preoccupa l'avanzata del Catanzaro, l'avanzata del Palermo, il fatto che tu all'inizio della trasmissione abbia detto che noi abbiamo, mi pare, gli stessi punti che avevamo l'anno scorso. No, meno addirittura. Meno addirittura, sì. benissimo. Questo ce la dice lunga sul fatto che gli avversari sono un po' più camaci, come si dice a Bari, di quel dell'anno scorso. Uh-huh. Quindi se noi avessimo avuto una Ternana, probabilmente il Bari non sarebbe stato al primo posto. Questa mia telefonata non vuole essere distruttiva. Sono contento di Polito, sono contento di Mignani, però dico al Presidente, non fai quello che devi fare a gennaio, nel senso che a gennaio secondo me ci vuole, come ha detto Roberto Maffei, un vero centravanti, non perché quelli che abbiamo non vanno bene, Antenucci tanto di capello, Simeri esce sempre con la maglia sudata, ma abbiamo bisogno di un centravanti che segna e secondo me, se mi permettete, concludo, anche vedere l'infortunio di Di Cesare e prendere un altro difensore esperto dietro. Grazie, su questo non ci sono dubbi. Allora, il fatto del confronto di punti non è fare un confronto fra qual è il Bari più forte, perché io sono convinto che questo Bari sia superiore a quello dello scorso anno. Ce l'ha dimostrato al di là dei punti con le prestazioni, perché fino alla partita col Campobasso era un Bari a mio avviso impeccabile, un Bari che aveva tutte le caratteristiche della squadra di vertice, quindi non, il confronto coi punti è un confronto un po' fine a se stesso, nel senso che è una statistica curiosa, perché è curiosa, perché evidentemente avevamo dimenticato che lo scorso anno
a rendere, a sminuire il rendimento del Bari, almeno in questa fase del campionato, erano le prestazioni da Ternana. Fermo restando che poi il Bari di qui a poco sarebbe crollato, perché poi ha avuto un rendimento da squadra di metà classifica, quindi sicuramente questa squadra farà meglio. Quindi ripeto, è soltanto una curiosità statistica. Concordo con quello che dice il nostro amico da casa, quello che ha detto Roberto Maffei, centravanti, un altro centravanti è un difensore al posto di Di Cesare, perché insomma l'assenza di Di Cesare si prospetta piuttosto lunga. È il momento della nostra super flash di oggi. Il nostro Michele Carofiglio ha ascoltato il portiere del Bari, Pierluigi Frattali. Sentiamo. Gigi, come analizziamo a mente fredda questo secondo passo falso del Bari consecutivo in trasferta? Come mai secondo te non siete riusciti ad esprimervi ai vostri livelli? Guarda, una spiegazione sinceramente non te la so dare. So solo che avevamo iniziato bene la partita, poi abbiamo fatto un po' di difficoltà verso la metà del secondo tempo. Dobbiamo presumare qualche contropiede di troppo, però comunque la partita sostanzialmente non era stata, diciamo, interpretata male inizialmente. Poi purtroppo diciamo che quell'episodio del rigore all'ultimo minuto un po' ha condizionato la gara, e lì secondo me noi abbiamo sbagliato. Abbiamo, dopo il gol preso, magari il secondo tempo ci siamo nervositi un po' troppo, abbiamo avuto un po' troppa foga agonistica per cercare di rimontare, di riprendere subito la partita, e abbiamo fatto un po', come ha detto anche il mister, un po' di confusione in campo. Invece magari secondo me dobbiamo rimanere tranquilli e lucidi e cercare di pareggiare o vincere la partita, ma essendo consapevoli che c'erano ancora 50 minuti da giocare. Invece forse l'errore è stato quello, però guardando il bicchiere mezzo pieno, siamo ancora primi in classifica, la classifica ci sorride, siamo primi a più 4, e questo non ce lo toglie nessuno, perché vuol dire comunque, a prescindere da questi due ultimi passi falsi, abbiamo fatto, stiamo facendo comunque un campionato importante, e dobbiamo riprendere subito la strada che avevamo intrapreso. Ovviamente, Gigi, non si può pensare che una squadra possa passare dall'essere forte all'essere scarsa da una settimana all'altra. In quest'ultimo periodo, diciamo, un po' altalenante, secondo te è dovuto soprattutto a un momento magari di difficoltà psicologico, anche dovuto magari al contraccolpo di una sconfitta inaspettata sulla carta come quella che è accaduta a Francavilla, oppure c'è una difficoltà anche a livello di forma fisica in questo periodo? Ma no, ma secondo me nessuna delle due. Diciamo che con lo Stabia non abbiamo fatto bene, basta, poi il mister analizzerà i problemi che abbiamo avuto a livello tattico, ma secondo me a livello fisico non credo ci siano problemi, anche perché le ultime partite abbiamo corso più delle altre, quindi anche fino al 90esimo. Poi non scordiamoci che comunque la maggior parte di noi non ha fatto la preparazione, quindi in un campionato poi ci sta che magari un mese uno possa essere un po' più stanco, un po' magari in un altro periodo invece un po' più brillante, ma quello fa parte, penso che sia una caratteristica di tutte le squadre, che magari hanno dei periodi di forma migliori in alcuni mesi e dei periodi di forma un po', diciamo un po' meno brillanti sotto l'aspetto fisico, però non penso che sia quella la motivazione. Noi dobbiamo solo continuare a lavorare, ripeto, siamo una squadra nuova, fondamentalmente abbiamo cambiato tantissimo, la maggior parte di noi non hanno fatto ritiro, e se mi avessero detto ai primi di novembre di essere prima a più 4 dopo quello che abbiamo trascorso quest'estate, avrei firmato con il sangue. Quindi dobbiamo avere entusiasmo, dobbiamo essere felici di quello che stiamo facendo, ma nello stesso tempo dobbiamo un attimo tornare sulla retta via, che questi campanelli d'allarme che abbiamo avuto, che per il momento insomma non ci hanno fatto perdere la posizione in classifica, dobbiamo prenderli come, diciamo, come ci devono servire da lezione, e dobbiamo far sì che non si ripetano più, perché questo è un campionato che si vince con l'equilibrio, con la costanza, e dobbiamo fare più punti possibili in ogni partita. Quindi non dobbiamo fare magari una vittoria, una sconfitta, quello non deve essere il nostro cammino, ma dobbiamo essere una squadra costante che faccia punti su ogni campo, e quando non riesce a vincere non dobbiamo perdere, insomma.
Domenica in casa arriva la Vibonese, cosa servirà a questo Bari secondo te per tornare subito alla vittoria, ma soprattutto poi anche per riprendere il cammino senza intoppi? Innanzitutto serviranno i nostri tifosi, spero che questa sconfitta di Castellammare non li faccia allontanare, non li faccia comprare il biglietto per la partita, perché comunque, ripeto, siamo primi in classifica, abbiamo 4 punti di vantaggio sulle seconde e dobbiamo far sì che questo finale, diciamo, di anno non calcistico, ma anno solare, sia ricco di punti. Quindi dobbiamo cominciare a riprendere il nostro cammino e fare 3 punti già domenica con la Vibonese, che comunque è una squadra da prendere da non sottovalutare, perché anche se la classifica non è delle migliori, l'ho vista anche contro il Monopoli, sono una squadra buona, organizzata, hanno buone individualità, ma come tutte le squadre del girone, perché questo è un girone che lo dimostra la classifica. E tutti possono vincere con tutti e possono perdere con tutti, quindi ripeto, noi dovremo fare i più punti possibile a prescindere dall'avversario e avere più costanza possibile nel nostro cammino. Allora, prima di salutarci con Roberto Maffei, quali altri spunti offre questa intervista a Frattali? Cosa ha detto che magari ti ha particolarmente colpito? No, vabbè, ha detto cose ovvie e scontate. Io mi auguro che diventi un po' più rapido a far ripartire l'azione, che è il difetto, secondo me, tecnico più importante che ha. Per il resto ha detto cose giuste, scontate, ha difeso la squadra e l'espressione faceva capire che il discorso fisico invece purtroppo esiste. E volevo, se me lo permette, sì, chiudere con un argomento extra. Un amico mi ha segnalato che il Lecce è stato insignito del collare d'oro, sì, che sarebbe un premio a ciò che avviene nei 100 anni precedenti al momento in cui, sì, si ha il premio, un premio che si occupa anche di etica. E a me non sembra che siano passati più di 100 anni quando il presidente del Lecce sulla statale 16 ha comprato... L'ex presidente del Lecce, sì, sì. Vabbè, no, l'allora sì, presidente del Lecce ha comprato un derby, cioè la partita simbolo di una squadra di calcio, per tentare di salvarsi in Serie A. Quindi mi sembra un premio veramente... questo premio è un pro forma... oppure le valutazioni sono state fatte molto leggermente. Penso che sia una delle cose più antipatiche che si possa fare a un tifoso di calcio, sia a quello che lo compra sia a quello che lo vende. Grazie a Roberto Maffei, voce del tifo biancorosso. Alla prossima, Roberto. Noi ci ritroviamo tra poco con Francesco Monteleone. Farmacia Cavallo effettua gratuitamente servizio a domicilio. Chiama lo 080 561 0265 o il 346 538 1491 o invia una mail a farmaciacavallosnc@libero.it. Farmacia Cavallo, sempre al servizio del cittadino. Quando è il momento di cambiare il mondo? Quando è il momento di cambiare strada? Quando è il momento di cambiare auto? Suzuki, tecnologia da incentivi, fino a 10.000 euro di vantaggi. Solo da Car Service Bari, Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Insalate Jetto, dalla terra più bella, la natura più buona. Dell'Aera Costruzioni e Restauri, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento strutturale, storico e statico sismico, recupero edilizio e restauro conservativo. Dalla progettazione alla manifattura, risultati eccellenti e duraturi. Dell'Aera Costruzioni e Restauri, www.impresaedilidellaera.it. Contravel Assist Digital Cockpit e Fari LED Matrix. Questa è la nuova Polo. Who says you can't? Da 129 euro al mese, TAN 399, TAG 545. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari.
Da 55 anni progettiamo soluzioni di sicurezza ambientale antincendio in oltre 47 paesi. Proteggiamo migliaia di persone e imprese in tutto il mondo. GL, antincendio dal 1965. L'evoluzione ci ha voluto viaggiatori. Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono una sola pagina. Follow Bus. Viaggia in tutta sicurezza tra Puglia, Basilicata e Campania. Prenota subito su busmiccolis.it. Molino Casillo. Farina e semole dal 1958. Eccoci insieme con i Biancherosso TV Sport, tra poco ci colleghiamo con Francesco Monteleone, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, vedo già collegato Francesco e quindi lo saluto come al solito affettuosamente. Ciao Francesco. Grazie, buongiorno e grazie per l'invito come sempre. Senti Francesco, è inutile che insomma, non scopriamo l'acqua calda, ma tu lo sai che appena Bari perde qualcuno mi ferma per strada e mi dice: ma il tuo amico Francesco Monteleone è ancora così convinto che il Bari sia così forte, che sia di un'altra categoria, che debba vincere il campionato a mani basse? Insomma, sai, ti punzecchiano un po', perché sai, quando vinci sei un eroe, quando perdi puntini, puntini, puntini. E che idea ti sei fatto? No, sono sicuro della forza di questa squadra e vinceremo con grande vantaggio sulla seconda. E vale quello che ho detto, 70 gol e 15 punti sulla seconda. E certo è stata una brutta domenica questa qui, l'avevo preparata tanto bene e invece poi è stata sbadigliosa, tragicamente sbadigliosa la partita. E può capitare, mi era capitata una cosa strana, Enzo, te la racconti in un minuto. Sì. Io il venerdì ho l'abitudine di andare in un bar di Via Melo dove stanno i calciatori del Bari e non solo loro, insomma. Ne ho incontrati due che naturalmente sono molto più esperti e molto più tifosi di me, peraltro. E uno dei due mi ha offerto il caffè e poi mi ha detto: guarda, giocano sul campo della Juve Stabia, non devi essere così sicuro perché rischiano di perdere. E questa cosa mi ha messo di malumore, ma ha citato altre due partite nelle quali il Bari aveva perso sul campo sintetico. Sì. E io ero andato in libreria a comprare uno dei tanti libri strani che, guarda, ti faccio vedere pure la copertina perché qualcuno, anche questo qui si chiama Rigori di testa, vedi? Okay. È un libro costoso, scritto da un chimico e da un informatico. Pensa con quanta scienza viene applicata al calcio. E tanto bene, proprio quella mattina. E di cosa si parla? Mi hai incuriosito. Rigori di testa? Ah, ma ci vorrebbe veramente una puntata a parte, perché il chimico e l'informatico applicano le loro categorie e quindi viene fuori un'altra visione del calcio. Adesso ti dirò due dei concetti che sono scritti là, così si capisce meglio. E proprio avevo aperto la pagina quando l'informatico dice: non bisogna confondere la causa con la correlazione. Allora, ci sono delle correlazioni, no? Ti faccio un esempio: Enzo Tambor si mette sempre l'impermeabile e a Bari piove. In realtà le due cose che sono contemporanee hanno così cause differenti. Tu ti metti l'impermeabile perché hai solo l'impermeabile e a Bari piove per coincidenza. C'è una correlazione tra le due cose, ma non è una causa. E quindi pensavo, mentre lui mi diceva il campo sintetico, pensavo: speriamo che sia una correlazione, come dice lo scienziato informatico, sì, non la causa. Sì, sì. Perché se la causa è che questa squadra perde sui campi sintetici, è grave questa cosa. Certo. E qualcuno mi ha detto: i giocatori temono di giocare su questi campi. Sinora un punto in tre partite sul sintetico, pareggio credo all'inizio del campionato, mi pare un pareggio credo in tre partite o quattro, comunque ci sono state due sconfitte. Sì. Lui mi citava due sconfitte. Questa cosa è preoccupante, perché non devono aver paura. Un po' di paura fa bene a questa squadra, perché troppo sicuri. Uno degli errori che si commette più facilmente quando si è in posizioni di questo tipo è non saper affrontare più il successo, cioè si dà per scontato che il successo debba venire, invece il successo va gestito ogni volta. Certo. A me mi ha impressionato fortemente. Dunque, io per ironia del destino purtroppo non vedo Telebari, quindi non posso ascoltare i tuoi commenti.
momenti e quelli sì. dell'ottimo Antonio. E quindi alla fine della diretta che ha fatto Antenna Sud, insomma la TV che ha trasmesso la partita, sì. ho sentito due commenti eccezionali. Quello di Sottili, che è veramente un toscanaccio, diciamo, che non ha paura di dire la verità, ha detto delle cose che per me possono proprio chiudere il discorso su quella partita, delle grandissime verità sulla partita e sul destino del Bari pure. E poi la intervista a caldo del mister del Bari, che mi ha preoccupato parecchio, sì. non so se tu l'hai sentita, quella di Antenna Sud. Era nero, esatto. E diceva: Enzo, questa squadra non fa quello che gli ho detto durante la settimana. Ora, questa è una mezza verità, ma più che una mezza verità, spesso è una grande menzogna che dicono gli allenatori, perché come tutti, chiunque ha giocato a calcio a piccolo, a grandi livelli, sa bene che una squadra non può fare quello che si prevede durante gli allenamenti. La partita della domenica è come la guerra, è un evento totalmente imprevedibile nella quale 22 persone si muovono e generano caos. Quindi non esistono schemi prefissati per i quali tu vincerai la partita, certo. e se i giocatori non la fanno, non attuano questi schemi, tu la partita non la vinci. È una menzogna che Mignani diceva a se stesso, naturalmente una menzogna a cuor leggero, non voleva mentire per ingannare. Lui la dice, lo dicono molti allenatori, e l'allenatore ha un altro ruolo in una squadra. Conta, l'abbiamo detto molte volte, conta per un 10-15%, sì. e comunque non è un che può dare le strategie prima che l'evento caotico certo, accada certo. E che quindi c'è un riferimento molto bello nella storia, Enzo, che spesso un grande storico Barbero cita a proposito di Napoleone. Quando Napoleone, no, che è considerato il più grande stratega in guerra, gli chiedevano: generale, ma qual è la strategia? E sì. Napoleone li guardava negli occhi e diceva: la strategia on commence et puis on fait, che significa cominciamo e poi si pensa, in sostanza, perché questa è la partita, devi buttare in campo la squadra e poi succede di tutto, succedono infortuni, pioggia, l'arbitro pazzo, coincidenze strane. E lui questa cosa un po' l'ha persa, questa freddezza, sinceramente, mi ha dato questa impressione, l'ho visto un po' solo con se stesso, ecco, adesso non voglio naturalmente… Sei stato chiaro. Francesco, come sempre, quando ci sei andiamo anche a caccia di curiosità, le cercate, le trovate Michele Carofiglio. La prima riguarda Beckham, lo ricorderai, insomma, grande calciatore… Ma scherzi! Ecco, vediamo cosa fa Beckham, qual è il suo tempo, il suo hobby, vediamo un po' che cosa… Vediamo un po' che cosa fa Beckham. Fantastica. Allora, questa è un'altra. Sì, Beckham dipingere. Sì, dipinge col calcio, certo, è fantastico. Utilizza la sua tecnica per fare oggetti d'arte. Che ne pensi? Carino, no? Dobbiamo vedere il risultato finale, però finora si vedono semplicemente… È un albero di Natale praticamente, quindi le palle dell'albero di Natale sono le pallonate praticamente calciate sul muro da Beckham, questo è un po' il giochino. Vabbè, dal punto di vista storico-artistico conta poco, io sono un esperto di storia dell'arte, quindi quel quadro non ha nessun valore né artistico, né se lo vende però per fare beneficenza, e allora Beckham ha fatto una cosa buona, nel senso che vendesse queste opere e con quei soldi aiutasse chi ne ha bisogno, i giovani tifosi e i giovani malati, come diceva, ti ricordi come si chiamava quel giornalista che ho compianto tanto, dimentico sempre, Franco Lauro, mi manca tanto. Recentemente è stato l'anniversario della sua scomparsa, quindi diciamo una persona molto per bene, tu hai sottolineato in tempi non sospetti, quando stava bene di salute, quindi nessuno avrebbe mai immaginato, come dire, una morte così precoce. Certo, sì, lo dicevi certo. Già da prima, ti piaceva molto, mi ricordo che mi hai detto ti piaceva molto il suo salutare gli appassionati che erano magari in quel momento in difficoltà, ricoverati in un ospedale. Certo. Sì, infatti, dedico il 90° minuto a chi sta soffrendo, a chi sta negli ospedali, no? Infatti, grandissimo giornalista. Senti Francesco, giochiamo con la Vibonese domenica, la prima contro l'ultima, no?
Chiaramente ora facile fare riferimento a Davide contro Golia, ma al di là di questo, che ti aspetti dal Bari e soprattutto dai tifosi? Perché io noto un comportamento, comunque una fase nella quale, se il Bari non vince, al di là del fatto che sia primo in classifica, se il Bari non vince la gente fa fatica ad entusiasmarsi, cioè non basta essere primo in classifica, ma le devi vincere tutte, perché questa è la vera sfida in questo momento, cioè la riconquista dei tifosi non passa dal primato in classifica, per quanto Bari in questo momento abbia la media tifosi più alta della C e della B, della C e della B, però noi sappiamo che può fare molto di più la piazza di Bari. Questa squadra ha il dovere di fare molto di più, perché un pubblico del genere se lo sogna dappertutto, e certo i tifosi si sentono, tu lo sai, è un tutto indissolubile l'amore che si ha verso la propria squadra, quindi quando una squadra perde così malamente ci si sente un po' traditi, e in più vabbè, hanno sbagliato anche a mettere in orari assolutamente improponibili, però che si risentano, ma questo è un comportamento di tutti i tifosi in tutti gli angoli del mondo, quel risentimento che è un po' rabbioso, io trovo che spesso è esagerato, perché spesso, come dire, usano il turpiloquio, usano gli insulti, e questa cosa non mi piace, che debbano risentirsi. Tutti abbiamo trascorso una domenica triste. Questa squadra, a proposito proprio del libro di rigore di testa, il secondo concetto che ti dicevo di Marco Malvaldi e Paolo Cinzia, loro dimostrano con degli algoritmi, e quindi, come ti dicevo, con le loro categorie, che una squadra naturalmente più tira più fa gol, questo è l'assioma. Sì. È chiaro che se non tiri non fai gol, più tiri e più fai gol, e lo dimostrano con degli algoritmi, e il Bari è questo che non sta facendo, Enzo, non tirano, cioè la domenica scorsa quanti tiri hanno tirato in porta? Uno o due? Certo. E se non tiri in porta non segni. Ora, questa squadra ha un potenziale straordinario, il debito che ha con noi questa squadra è che non fa quanti gol quanti ne dovrebbe e potrebbe fare, perché è un potenziale assolutamente indiscutibile, e quindi ne segna pochi ancora, e io mi aspetto che prima o dopo facciano una goleata. Non è neanche il miglior attacco del campionato di Bari, perché il miglior attacco è quello della Turris, credo, se non ricordo male. Addirittura, sì. Ma lo sai che ho visto due partite bellissime questo fine settimana, uno è Campobasso 4-4, sì. Bravo, 4-4. Con quel centravanti, mi sono segnato il nome, Luca Moro, che speriamo che lo compri subito il nostro direttore tecnico, perché è un ragazzo che gli ha fatto 3 gol al Campobasso, uno più bello dell'altro, però ha fatto 16 gol in una squadra che spero non fallisca naturalmente, è una squadra che è sofferente. Sì. E poi ho visto anche Inter Milan, e anche lì uno, voglio dire, pareggiano, perdono, anche se avesse perso l'Inter sarebbe stato uguale, perché è una partita che ti diverte, il calcio deve divertire, però devi tirare in porta. Nelle due partite le quattro squadre hanno tirato costantemente in porta. Se tu non tiri, e questi i due scienziati lo dimostrano proprio con degli algoritmi, Enzo, se tu non tiri non segni, e se non segni non vinci. Curioso questo libro, magari poi sì, sarà il caso di tornare su questi temi, insomma, sugli spunti che che offre. Infatti sì, Francesco, abbiamo esaurito il nostro spazio, io ti ringrazio come sempre, un grande abbraccio, ciao. Grazie, Francesco. Grazie a voi, ciao Enzo. Grazie anche a voi per essere stati in visione all'ascolto, vi lascio con l'SOS di Telebari dedicato all'AMIU, ciao.